niente, abbiamo fatto secondo me una grandissima partita dove meritavamo i tre punti. Secondo me abbiamo espresso un grandissimo calcio. Purtroppo siamo partiti male i primi minuti, un po' contratti, siamo andati subito sotto dopo tre minuti, poi abbiamo subito il raddoppio. La partita secondo me si è decisa sul 2-2, sull'espulsione clamorosa di Alaudì per una simulazione del loro giocatore, dove Alaudì stava facendo una grandissima partita. Secondo me la squadra dopo il 2-1 ha cominciato a giocare, ha fatto una grande partita. Noi ci credevamo in questa partita, ci eravamo allenati benissimo in settimana. Peccato poi questa espulsione, giocare in 10 tutto il secondo tempo senza un giocatore come Alaudì ovviamente pesa. Nonostante tutto abbiamo avuto nel secondo tempo una grandissima occasione con Martinez, ha fatto un miracolo il loro portierino, ha fatto una parata che ha salvato il risultato. Rimane la grandissima prestazione della squadra. Nonostante assenze importanti come quella di Frigia, come quella di Martino, come quella di Giampà, siamo venuti a stilo a giocare contro una grandissima squadra, ripeto, l'avevo già detto all'andata, secondo me è una delle migliori squadre del girone, affrontando la partita a viso aperto senza aver paura, senza nessun timore reverenziale. Ti commento subito gli episodi arbitrali di quello che ho potuto vedere io. Io ho detto anche forse a qualche dirigente del Maida che l'arbitro è stato il peggiore in campo secondo me, perché non ha indovinato una, secondo a mio avviso. Sia le tre espulsioni, sia il rigore, ho presunto il rigore per il Maida, perché secondo me quello non è mai rigore, poi mi sbaglierò perché l'ho visto dalla panchina. E quindi diciamo che con quel rigore li aveva rimessi in partita, poi loro sono stati bravi a fare il due pari, ci hanno messo parecchio in difficoltà perché a mio avviso, non lo dico perché la partita è finita, perché l'abbiamo vinta, il Maida non merita la classifica che ha, ma tutt'altro, perché è una squadra secondo me che potrebbe benissimo ambire o stare nelle parti alte della classifica. Niente, noi siamo stati cinici quando il secondo tempo siamo entrati con determinazione, poi siamo stati abili anche a impattare la loro forza d'attacco, perché ci hanno messo parecchio in difficoltà, questo è innegabile, però queste sono partite che le vinci col sacrificio, col lavoro, in un periodo un po' così magari questa l'avremmo persa sta partita. Ti dico la verità, fino a quando non siamo andati a prendere il punto a Gioia mi guardavo, ora penso che ormai la matematica per quanto riguarda la retrocessione siamo fuori dai giochi, quindi cerchiamo di fare più punti possibile a partire da domenica a San Calogero, che ci sarà un'altra partita battagliera come questa, perché le squadre che si devono salvare ci devono mettere per forza il cuore per cercare di tirarsi fuori, quindi ci aspetterà un'altra battaglia che andremo a giocare come abbiamo fatto le ultime partite con tanta San Calogero, gioca a San Gregorio, gioca a Piscopio se non sì, vado sì. errato a Piscopio, e quindi niente, poi vediamo alla fine cosa c'è classifico.